perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! In questa mattinata, ragazzi, nonostante questa notizia fosse già trapelata tramite vari leak e tramite alcune pubblicità di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna che l'hanno spoilerata, Nintendo ha deciso di ufficializzare sul suo canale giapponese la tanto attesa e la tanto famigerata mossa Z di Mimikyu. Una mossa Z che, come dissi tempo fa in un video a riguardo, appena dopo l'annuncio dell'uscita di Ultrasole e Ultraluna, rispecchia appieno le caratteristiche che questo Pokémon possiede. Sappiamo tutti che la peculiarità di Mimikyu è quella di possedere questo manto a forma di Pikachu che lo ricopre, un manto che serve per essere accettato da chi in realtà disprezza la sua vera forma, che si trova appunto sotto il manto e che nessuno conosce. Nella mossa Z, ragazzi, ci sono un sacco di elementi che proprio mostrano queste peculiarità del Pokémon. Ad esempio, secondo me è molto interessante notare quel cuoricino che Mimikyu, fra tante virgolette, manda alla sua allenatrice. Secondo me questo cuoricino è molto interessante perché sembra quasi rappresentare quella sorta di affetto reciproco e di legame tra l'allenatore e Mimikyu in sé, che Mimikyu ha sempre cercato e che non ha mai trovato, e che per trovare ha, diciamo, deciso di occultare il suo vero aspetto in favore di un costume dedicato al Pokémon preferito da tutti. Ma il legame che si crea ovviamente tra l'allenatore e Mimikyu è un legame che va oltre questo costume, è un legame vero, è un legame che si fonda, diciamo, sul Pokémon in sé e non sul costume. E il fatto che ci sia questo cuoricino rafforza questa idea, come se finalmente questo legame che si è creato tra allenatore e Mimikyu possa essere, diciamo, stimolante per il Pokémon per tirare fuori tutto il suo potere e utilizzare la sua mossa Z. Mossa Z che parrebbe essere di tipo folletto, almeno a giudicare dall'animazione che porta l'allenatrice. Mossa Z, ragazzi, che anche in questo caso mostra la peculiarità principale di Mimikyu, ossia quella di essere un essere, a quanto pare, terrificante. Un essere terrificante sotto al manto. Difatti il Pokémon disorienterà l'avversario muovendosi di qua e di là per poi attaccarlo da dietro, inglobandolo all'interno del suo costume. Costume che poi si ingigantirà senza motivo apparente, facendolo sembrare un incredibile mostro, tipo un blob. E sotto quel manto lì si svolgerà quella che sembra essere una sorta di semirissa, nella quale probabilmente il Pokémon avversario, terrorizzato da Mimikyu stesso, andrà, diciamo, a perdere la sua vita. Non si sanno ancora molto bene gli effetti di questa mossa, perché il trailer è uscito solo in giapponese. Come possiamo vedere, comunque, una mossa di danno che sembra essere molto forte, visto che butta giù Pokémon del calibro di Incineroar, quindi di certo non una mossa così scarsa, visto che comunque non ha nessuna super efficacia contro Incineroar, perché essendo di fuoco buio ha, diciamo, una compensazione di super efficace e di, diciamo, di non effetti. Comunque, ragazzi, nulla, io volevo parlare di questa mossa Z in questa maniera, volevo far notare come, per l'appunto, questa mossa rispecchia appieno le caratteristiche di Mimikyu e sinceramente, dopo aver visto ciò, sono sempre più propenso a mettere nel mio team questo Pokémon. Tra l'altro, a breve uscirà un video proprio a riguardo del mio team in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, quindi vi invito a rimanere sintonizzati. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questa mossa Z. Rispondete al sondaggio nel quale vi chiedo qual è la vostra mossa Z preferita. Detto ciò, ragazzi, vi invito anche a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. E noi ci becchiamo in un prossimo video.